Sono stati affidati gli incarichi per la progettazione dell'intervento che interesserà il santuario della Grotta di Bombile. I lavori inizieranno a breve. A renderlo noto è stato il capo dell'amministrazione locale, il sindaco Giuseppe Campisi. A fronte di un quadro economico di spesa di 900.000 euro, dei quali 200.000 euro attinti da fondi del bilancio comunale e 700.000 euro finanziati, l'opera prevede il consolidamento della parete rocciosa, lo sbiancamento dell'aria e il disotterramento del piazzale chiesa. Scorso mese di maggio fu il primo cittadino ardoese a lanciare un accorato appello a tutti con l'intento di promuovere una campagna di raccolta fondi per il recupero del santuario in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna della Grotta, risale a venerdì 28 maggio 2004. Ore 12:15, quando un'immane frana, ed un'altra alle ore 21 del successivo 11 giugno, faceva tabula rasa della località Madonna della Grotta di Bombile, distruggendo il santuario mariano, risalente secondo un antico inventario geracese al 1506, anno in cui frate Jacopo da Tropea iniziò a scavare una grotta nella roccia dove dedicarsi alla vita eremitica, ed ha appresso costruire una chiesa dove collocare la statua della Madonna. Il torpore che destò l'evento franoso fu notevole tanto in ambienti ecclesiali che laici. Un primo passo verso la ricostruzione venne compiuto con l'estrazione e il recupero della scultura in marmo bianco di Carrara, che gli storici dell'arte attribuiscono ai scalpelli della scuola siciliana di Antonello Gangini. Tirata fuori e prelevata la statua della Madonna, venne posizionata sull'altare della chiesa dello Spirito Santo di Bombile.